I fantasmi, anime imprigionate di morti nel nostro mondo, un tavolo che trema, un brivido, un dipendente pubblico mai presente sul posto di lavoro. Esistono davvero i fantasmi? No, ma diciamo di sì se questo può crearci profitto. Ci troviamo nella galassia del paranormale, tra la costellazione degli appalti regolari e quella degli stipendi. Più precisamente a Parco Sempione, Milano. Grazie all'amico. No grazie, regalo. No grazie, un euro. No grazie. Le testimonianze parlano di una donna coperta in viso e vestita di blu, che si manifesta di notte anticipata da un profumo di violetta e di hibiscus. Falso. A Milano l'odore di violetta e di hibiscus è scomparso nel 68, sostituito dal cemento bruciato. Come uccidere i fantasmi? Un CD di Gigi D'Alessio ad alto volume non basterebbe, anzi, scandalizzerebbe i più grandi musicisti mai esistiti. Secondo i ricercatori di elementi paranormali, i fantasmi sono disturbati dai campi elettromagnetici provocati dai cellulari e faticano a manifestarsi in loro presenza. I ricercatori hanno così avviato una delle loro solite campagne inutili che questa volta vuole porre fine ai fantasmicidi. Tangenziale di Milano, ore 7.05 del mattino. Vai Pirla, muoviti! Si possono chiaramente udire i lamenti di uno spirito intrappolato da decenni nel traffico milanese. Lo spirito raggiungerà il Regno dei Cieli al primo giorno di alba privo di coda in tangenziale. Mai!